Ciao ragazzi, nel video di oggi andiamo a risolvere questo esercizio riguardante le forme differenziali o campi vettoriali, no? Perché sappiamo che da un campo vettoriale si può passare alla relativa forma differenziale e viceversa. E, in cosa consiste l'esercizio? Viene assegnata questa forma differenziale, viene chiesto di determinare se esatta, ossia se il campo vettoriale associato è conservativo, e di determinare se possibile una primitiva che si annulli nel punto 1,1. Ossia, dal punto di vista dei campi vettoriali, questo vuol dire studiare il campo vettoriale, verificare se è conservativo e poi trovare un eventuale potenziale, qualora il campo sia conservativo, che si annulli nel punto 1,1. Allora, come si svolge l'esercizio? Per prima cosa dobbiamo calcolare il dominio. Allora, abbiamo la funzione f1 e la funzione f2. Chiaramente il dominio è dato dall'intersezione dei domini delle due funzioni, no? Che in questo caso coincidono perché dobbiamo porre da una parte il denominatore diverso da 0, dall'altra parte al denominatore abbiamo una radice, quindi ciò che sta sotto radice deve essere maggiore o uguale di 0. Stiamo al denominatore, maggiore o uguale di 0 è diverso da 0, vuol dire che possiamo porre tutto ciò che c'è sotto radice strettamente positivo. Guardate, ve lo faccio vedere. Facciamo così: dominio. Allora, che cosa abbiamo detto se volessimo fare proprio tutti i passaggi? Che dobbiamo porre la radice di x quadro y più xy quadro diverso da 0 e x quadro y più xy quadro maggiore o uguale di 0. Chiaramente l'intersezione di queste due condizioni, come vi dicevo, ci porta a dire che x quadro y più xy quadro deve essere strettamente positivo. E, a questo punto possiamo mettere in evidenza xy e allora otteniamo xy che moltiplica x più y maggiore di 0. Perché? Perché avendo messo in evidenza xy dobbiamo prendere tutto questo termine e dividerlo per xy ed ecco che x e il quadro si semplificano, y se ne vanno e resta la x. Stessa cosa qui, dividiamo per xy, questo se ne va, questo il 2 se ne va, rimane solo la y. Adesso qui abbiamo il prodotto di xy e quest'altra quantità qui, x più y. Tutto questo deve essere maggiore di 0. Ora, il prodotto di tre termini, quando è maggiore di 0? Quando abbiamo più per più, più per meno, eccetera, eccetera, no? Allora, elenchiamo i casi. Possiamo avere più per più per più. E in questo caso otteniamo qualcosa di totalmente positivo. Poi possiamo avere più per meno e anche in questo caso il risultato è positivo, no? Il prodotto di queste tre quantità perché abbiamo più per meno, meno per meno più, no? Poi possiamo avere meno per più per meno. E poi meno per meno per più. Queste sono tutte le possibilità, o meglio, tutte le combinazioni che ci permettono di avere il prodotto di queste tre quantità, quindi xy, x più y maggiore di 0. Vediamo quando si verificano, chiaramente x maggiore di 0, x maggiore di 0, y maggiore di 0, y maggiore di 0, x più y maggiore di 0 vuol dire che banalmente deve essere y maggiore di meno x. Allora, per stabilire qual è il dominio, disegniamo il piano cartesiano. Questo è y, questa è x, poi disegniamo la retta y uguale meno x, che è la bisettrice. Che la faccio bene, quindi è la bisettrice del secondo e del quarto, quindi inclinata a meno 45 con pendenza meno 1, inclinata quindi a meno 45 gradi. Ve lo scrivo qua, questa è y uguale meno x. E adesso andiamo a colorare per farvelo vedere meglio, vado a colorare le zone del dominio. Allora,
Facciamo così, lo facciamo d'azzurro. Più per più per più, che vuol dire? Che x deve essere positivo, y deve essere positivo. E y deve essere maggiore di meno x, no? Perché ricordiamo che questa condizione qui ha l'uguaglianza quando y è uguale a meno x. Quindi quando stiamo qui sopra il prodotto, il binomio x più y è positivo, quando stiamo sotto è negativo. Quindi più per più per più, che vuol dire? Che la x deve essere positiva, la y deve essere positiva e dobbiamo stare al di sopra della retta. Chiaramente tutte queste condizioni si verificano qui. E allora iniziamo a colorare questa parte qui. Andiamo chiaramente ad escludere gli assi perché gli assi non sono compresi, perché vedete c'è la disuguaglianza stretta, non il maggiore uguale. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo più per meno, la facciamo così, qua vi aggiungo quello che stiamo vedendo, questa è la x, questa è la y e questo è x più y. Allora, x positiva vuol dire che siamo da questa parte dell'asse, y negativa vuol dire che siamo sotto, x più y negativo vuol dire che questa deve essere minore di 0, sia y, questo passa di qua, vedete, y deve essere minore di meno x, che vuol dire che siamo sotto la retta. Dunque, in questo quadrante qui dobbiamo stare sotto la retta, vuol dire che la parte colorata è questa. Andiamo a colorarla. Eccolo qua, sempre escludendo gli assi. Poi cosa abbiamo? Abbiamo x negativa, y positiva, x più y negativo, quindi dobbiamo sempre stare sotto la retta. Allora, x negativa siamo qua, la y positiva siamo qua, quindi in tutto questo qui, però dobbiamo stare sotto la retta, quindi il nostro pezzettino, il pezzettino che ci interessa è questo. Lo coloriamo, sempre mi raccomando, escludendo gli assi, no? Gli assi sono sempre esclusi. E poi che altro abbiamo? Abbiamo meno per meno e più, quindi qui è negativa la x, qui è negativa la y, poi qui dentro dovremmo stare al di sopra della retta, ma è impossibile perché vedete se siamo qui sotto, siamo sotto la retta. E allora questo che ho colorato di blu, questo è il dominio. E cosa importantissima, lo vediamo già da subito, il punto 1,1 in cui ci viene chiesto di calcolare eventualmente la primitiva appartiene al dominio. Vedete? Diciamo che questo, ad esempio, è il punto 1,1. Ok. Detto ciò, verifichiamo se la forma differenziale è chiusa, cioè equivale a dire che il campo vettoriale deve essere rotazionale, no? Quindi come si verifica che la forma differenziale sia chiusa? Le derivate parziali di F1 e F2 rispetto a Y e rispetto a X rispettivamente devono essere uguali, no? Ossia dobbiamo verificare che il dF1 su XY su dY Y è uguale al df2 di xy su derivato rispetto a x. Ora, se guardiamo la funzione, cioè se vediamo la forma differenziale, questa funzione che sono rispettivamente f1 ed f2, vedete che sono uguali, basta cambiare la x con la y. Qua abbiamo 2xy y quadro, qui invece 2xy x quadro. Quindi se qui, nel senso che f1 di xy è proprio uguale a f2, dove al posto di y scriviamo la x e viceversa, no? Invertiamo proprio le variabili. Si dice che le funzioni sono simmetriche, no? Perché appunto sono uguali scambiando i ruoli della x e della y, ma se sono uguali scambiando i ruoli della x e della y vuol dire che sicuramente la derivata della prima rispetto a y è uguale alla derivata della seconda rispetto a x, perché appunto le due funzioni sono uguali e abbiamo solo scambiato la x con la y, quindi anche le derivate vengono uguali. E qua possiamo scrivere poiché le funzioni
sono simmetriche, nel senso che, ad esempio, F2 di XY è proprio uguale a F1 di YX. Quindi vedete se, ripeto, se questo che cosa vuol dire? Che se prendete F1 e al posto di X scrivete Y e al posto di Y scrivete X, ottenete proprio F2. E infatti, se al posto di X mettiamo Y, qui mettiamo la X, qui mettiamo la X, vedete che questo è uscito proprio uguale a questo. E questo è. Allora, poiché le funzioni sono simmetriche, le derivate parziali, qua ce lo stavamo chiedendo, no? Le derivate parziali di cui sopra sono uguali. Ovviamente, non l'abbiamo scritto, però F1 è il primo termine è la prima componente e F2 è la seconda componente. Ora notiamo un'altra cosa, che il dominio è costituito da questo insieme, questo qui, che possiamo chiamare D1, da quest'altro insieme che possiamo chiamare D1 e quest'altro che possiamo chiamare D3. Vedete, tutti e tre questi insiemi non hanno buchi. In che senso? Nel senso che se disegniamo una curva chiusa all'interno del dominio, e quindi chiaramente non potete disegnare questa perché questa esce fuori dal dominio, se disegnate una curva chiusa all'interno del dominio, questa vedete, riuscite a farla trasformare con continuità in un punto, quindi si dice che la curva è omotopa a un punto. E questo che vuol dire? Che il dominio è costituito dall'unione di tre insiemi semplicemente connessi. Quindi tra parentesi, D è uguale a D1 unito D2 unito D3. Ups. E questo che cosa vuol dire? Che cosa ci dice? Che poiché la forma differenziale è chiusa, tra parentesi, è chiusa perché F1 derivato rispetto a Y è uguale a F2 derivato rispetto a X, e D1, D2, D3 sono semplicemente connessi. Ecco, sì, virgola, omega è esatta in tali insiemi. Ossia, questo equivale a dire che il campo vettoriale associato alla forma differenziale è conservativo. E dire che la forma differenziale è chiusa equivale a dire che il campo vettoriale è rotazionale, no? Queste sono le analogie. E, detto ciò, allora siamo già certi che la primitiva esiste, perché esiste il potenziale del campo vettoriale, o viceversa, esiste la primitiva della forma differenziale. E calcoliamo la primitiva. Ecco, calcoliamo la primitiva. Ora, come la calcoliamo solitamente? Come viene calcolata la primitiva? Sappiamo che F1 di XY è uguale. Me lo copio ora, non mi dite niente, che così non devo stare a riscriverlo ogni volta. Mi copio questi due termini.
questo F1 di XY, poi F2 di XY e quest'altra quantità qui. La primitiva che stiamo cercando deve essere fatta in maniera tale che la derivata rispetto a x deve essere uguale a f1 di xy e la derivata rispetto a y deve essere uguale a f2 di xy. Per determinare allora la primitiva, che poi corrisponde al potenziale del campo vettoriale, no? Perché questo che stiamo dicendo qua altro non ci dice che il gradiente del potenziale corrisponde al campo vettoriale, basta prendere una di queste due e integrarla. Allora, per calcolare u di xy, dato che sono uguali, uguale prendiamo uguale, facciamo l'integrale di f1 di xy in dx, perché chiaramente se integriamo f1 dobbiamo integrare rispetto a x. E allora che cosa otteniamo? Otteniamo l'integrale di questa quantità qui in dx. Dobbiamo svolgere l'integrale di questo rapporto. Allora, la prima cosa che facciamo è vedere se il numeratore è la derivata del denominatore. Chiaramente non è così perché la derivata della radice è 1 fratto 2 volte tutta la radice, eccetera, eccetera. Però guardate, se vediamo l'argomento della radice, rispetto a x, la derivata quant'è? La derivata di x quadro è 2x e y resta lì dove sta. Più la derivata di x è 1 e y quadro resta lì dove sta. Allora vedete, il denominatore, la quantità sotto radice derivata corrisponde proprio a quella che sta qua sopra. Ci dovrebbe venire in mente, quindi, questa formuletta qui, che vi scrivo in rosso, che l'integrale di f' di x per f di x alla alfa in dx è uguale a f di x alla alfa più 1 fratto alfa più 1 più c. Questa è una formula che dovreste conoscere. E perché vi dico che ci serve questa formula? Perché possiamo rivedere questa integrale come un mezzo per, dove il mezzo è questo 2 qui che ho, cioè vedete, fratto 2 l'ho semplicemente scritto come un mezzo per. Il numeratore è 2xy più y quadro per la radice, la vediamo come l'elevato a un mezzo, perché dire radice quadrata equivale a dire elevato a un mezzo, che se portiamo al numeratore possiamo vedere come elevato a meno un mezzo e possiamo allora scrivere x quadro y più, vediamo se riesco a farlo entrare tutto su un'unica riga, qua, x quadro y più xy quadro alla meno un mezzo in dx. Ed ecco che ci torna utile questa formula, perché vedete abbiamo la nostra funzione elevata all'alfa e qui davanti la derivata della funzione, quindi questo è f', questo è f. E allora la formula che cosa ci dice? Che il risultato dell'integrale è un mezzo che resta lì dove sta, chiaramente perché è una costante moltiplicativa, per la funzione che è x quadro y più y quadro x elevato alla meno un mezzo più 1 che fa un mezzo, tutto diviso un mezzo, più la costante di integrazione, che chiaramente non è una costante numerica, ma è una funzione di y, perché noi abbiamo preso la funzione di due variabili, f1 di xy, e l'abbiamo integrata rispetto a x. Rispetto a x, una qualunque funzione di y è costante, motivo per cui la costante di integrazione è una funzione di y. Un mezzo e un mezzo si semplificano, otteniamo quindi che la funzione u di xy è uguale
A, la radice quadrata di x quadro y più y quadro x più c di y. Ora dobbiamo capire quanto vale c di y e noi sappiamo che devono valere queste relazioni qui. E dunque, noi questa l'abbiamo usata per fare l'integrale, quest'altra non l'abbiamo ancora utilizzata, quindi possiamo dire che la derivata di questa u rispetto a y deve essere proprio uguale a f2 di xy. Il du su dy è uguale, la derivata della radice quadrata è 1 fratto 2 volte tutta la radice x quadro y più y quadro x per la derivata di ciò che sta dentro la radice. La derivata di x quadro y rispetto a y è solo x quadro, no? Perché la derivata di y è 1, più la derivata di y quadro x rispetto a y, la derivata di y quadro è 2y e x resta là dove sta perché è una costante moltiplicativa rispetto a y. Più c' di y, perché la derivata di c di y rispetto a y è c' di y. E abbiamo ottenuto 2yx più x quadro, tutto diviso 2 per la radice quadrata di x quadro y più y quadro x più c' di y. Ora, tutta questa quantità qui deve essere uguale a f2 di xy, quindi du su dy uguale f2 di xy implica che, non me ne vogliate ma me lo copio, tutto questo deve essere uguale a f2 di xy, che è questa roba qui. Okay. Si vede che questo e questo sono uguali, quindi si semplificano e da qua otteniamo allora che c' di y è uguale a 0. Andiamo a integrare perché noi conosciamo c' di y uguale a 0, dobbiamo ricavare c di y, facciamo l'integrale. L'integrale di 0 è una qualunque costante numerica, quindi cy uguale k. E scrivo K1, perché K1? Perché di fatto noi il potenziale è come se dovessimo trovarlo in tre insiemi diversi, no? Perché abbiamo D1, D2 e D3. E scrivo K1 perché dobbiamo trovare la primitiva che valga 0 nel punto 1, 1, il punto 1, 1 appartiene a D1 e allora ho chiamato K1 questa costante, ma potevate chiamarla come vi pare, pure Pippo, cioè, è una costante, insomma. La primitiva che stavamo cercando è la funzione u di xy uguale la radice quadrata di x quadro y più y quadro x, che è quella che avevamo determinato qui. Al posto di c' di y mettiamo k1. Ora il problema che cosa ci dice? Ci dice che la nostra primitiva deve essere tale che nel punto 1,1 valga 0. E allora, u di 1,1 è la radice quadrata di 1 più 1, più k1 deve essere uguale a 0. Ma questo vuol dire che k1 deve essere uguale a meno radical 2, perché la radice di 1 più 1 fa radical 2, passa dall'altra parte, diventa negativa. Questo vuol dire che la primitiva che stavamo cercando, vabbè, la funzione che stavamo cercando è data da u di xy uguale la radice di x quadro y più y quadro x meno la radice di 2. E questa è la nostra funzione, la funzione che richiedeva l'esercizio.
Vi faccio notare, voglio fare una specifica importantissima, che vedete che qui quando abbiamo trovato la C di Y è uscita K1. Ora, noi sapevamo che la primitiva esisteva, no? La primitiva esisteva sicuramente perché? Perché la forma differenziale è uscita chiusa. Detto diversamente, il potenziale esiste perché il campo vettoriale è uscito in rotazionale in un insieme semplicemente connesso, ovviamente, no? Qualora invece non eravamo sicuri che il potenziale esisteva, facevamo i calcoli per trovare questa integrale. Facciamo finta che qua tenevate un più x o un per x. E allora questo chiaramente non poteva succedere, questo stava a significare che la vostra funzione non esisteva. Perché? Perché la funzione, perché l'incognita cy deve dipendere solo da y. Cy è una funzione di y. Quindi se da sta parte ottenete x, una qualunque funzione di x, chiaramente non va bene come condizione, no? Vuol dire che o avete sbagliato i calcoli o non esiste la funzione che state cercando u. La funzione u non esiste. E, niente, il video finisce qua. Mi raccomando, se avete dubbi su questi argomenti, la spiegazione da zero in cui parliamo sia un po' della teoria pratica, sia facciamo qualche altro esercizio insieme, la trovate nel corso pratico di Matematica 2, no? Basta che andate sul sito e vi trovate tutte le video lezioni del corso, tra cui i campi vettoriali, in cui spiego anche un po' fenomenologicamente i campi vettoriali e come si studiano. Io spero intanto che il video sia stato chiaro e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!